L'omicidio Palumbo Piccionello a Favara. Il giudice provenzano deposita le motivazioni della sentenza che ha condannato a 30 anni di carcere Antonio Baglio. Lo scorso 15 maggio il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, a conclusione del giudizio abbreviato, ha condannato a 30 anni di reclusione Antonio Baglio, l'imprenditore di Favara di 73 anni, reo confesso dell'omicidio del compaesano imprenditore Calogero Palumbo Piccionello, 65 anni, ucciso a Favara il 28 novembre 2012. Adesso il giudice provenzano ha depositato le motivazioni della sentenza che spiegano, e ovviamente si tratta di verità processuale, i tanti perché. Palumbo Piccionello è morto vittima di 4 colpi di pistola nel centro storico di Favara perché è ritenuto autore di una lettera anonima infamante. E Provenzano scrive: Antonino Baglio ha ucciso per niente, per motivi futili, amplificati dal suo modesto calibro culturale e umano. Baglio diceva di soffrire molto di perdita di considerazione tra il gruppo di riferimento. Assimilava tale fatto a una morte civile. Era caduto anche in una sorta di depressione. Dopo il chiarimento la situazione tra i due si era un po' alleggerita, ma dopo qualche mese Baglio ha ricominciato a rimuginare sull'argomento. Ha incontrato Palumbo Piccionello cercando un chiarimento, poi dopo 3 mesi non lo ha visto più, continuando a registrare, a suo giudizio, un allontanamento dei conoscenti che cercavano di non soffermarsi con lui, di evitare anche di salutarlo. La sera dell'agguato Palumbo Piccionello, appena si sentì chiamare da Baglio, rispose sgarbatamente irridendolo. Francesco Provenzano è lo stesso giudice che ha risposto no alla richiesta di arresto di Antonino Baglio avanzata dal pubblico ministero Salvatore Vella, che in requisitoria ha invocato l'ergastolo a carico dell'imputato, nel frattempo scarcerato per decorrenza dei termini di custodia. Vella ha rilevato il pericolo di reiterazione del reato e di fuga. Di parere contrario è stato Provenzano, che ha sottolineato che Baglio dopo l'omicidio si è presentato spontaneamente alla tenenza dei carabinieri di Favara e che dalle intercettazioni delle conversazioni registrate nella sala colloqui del carcere di Agrigento è emerso che Antonino Baglio si è costituito ai carabinieri ritenendo che in poco tempo avrebbe goduto della detenzione domiciliare e che avrebbe trascorso il tempo successivo al compimento dei suoi 75 anni presso la sua agiata casa di campagna a Favara a prendersi cura delle sue galline.